All'interno del TVCC 2009 ci troviamo nella sezione Vigilanza e siamo a colloquio con il professor Enrico Cogno, sociologo e docente universitario. A lui desideriamo fare questa domanda: qual è la comunicazione migliore per gli istituti di vigilanza che diventano imprese di sicurezza? Ma direi la comunicazione migliore è farla per intanto, perché un'assenza di comunicazione oggi, nel momento in cui appunto stanno vivendo gli istituti di vigilanza che, come sappiamo, devono diventare delle imprese di sicurezza, diventa fondamentale come ogni attività di comunicazione che deve fare un'impresa, per cui bisogna che faccia sapere di esistere sul mercato con una sua identità precisa, comunicata all'esterno, quindi mission e vision, come si dice, condivisa soprattutto con lo staff interno, perché c'è una grande compartecipazione e un travaso fra tutto quello che è comunicazione interna che va all'esterno e viceversa, tutto quello che dall'esterno influenza l'interno. E soprattutto il suggerimento che si può dare alle imprese è grande coerenza di comportamenti. In particolare, perché in questo settore, ancor più di altri, non soltanto sono servizi, quindi beni intangibili e per loro definizione più difficili da capire rispetto ai prodotti, ma soprattutto, parlando di vigilanza, di sicurezza e quindi di etica, di deontologia, di comportamenti corretti, sono delle imprese campione, perché il modo di comportarsi diventa elemento di credibilità per la loro esistenza sul mercato. Non si può dire ai ciabattini con le scarpe rotte: non guardate come comunichiamo noi, non guardate come siamo noi in senso etico e comportamentale, perché il modo di comportarsi è il loro modo di essere sul mercato. Quindi direi una doppia responsabilità, e su questo probabilmente serve un aiuto anche da parte di esperti, di gruppi editoriali, di consulenti, perché la professionalità che devono avere loro non è quella di comunicatori, è un altro compito, ma oggi deve diventare anche quella di essere dei buoni comunicatori, se no non si riesce a trasferire un'identità corretta al mercato, ai clienti, e quindi sarebbe un grosso danno aziendale. Grazie infinite professor Cogno, e ci diamo appuntamento alla prossima occasione.